Gianni Toriel è uno dei fautori della rinascita del calcio a Serino. La Virtus Serino quali obiettivi si pone per il prossimo campionato di eccellenza? Allora, i nostri obiettivi sono quelli soprattutto di far crescere i giovani e poi siamo contenti di aver riportato il calcio a Serino e dobbiamo ringraziare soprattutto il sindaco Vito Pelosi e l'amministrazione che insieme a noi ha sposato questo progetto e ci ha invogliato nel far nascere questa nuova avventura. Nuova avventura agevolata anche dal nuovo stadio? Sicuramente il nuovo stadio è stato un incentivo, perché noi avevamo bisogno di una casa e fortunatamente a Serino abbiamo trovato una casa. Però i presupposti di questa nuova avventura non è solo lo stadio, ma è un far crescere un settore giovanile, riportare il calcio a Serino e far nascere un nuovo movimento con un progetto molto più lungo di quello, diciamo, del solo campo sportivo. Gianni Toriello insieme alla famiglia Virtus Serino si aspettano adesso di vedere tanti tifosi allo stadio ogni weekend? Ma diciamo che noi siamo convinti che a Serino c'è la passione, c'è la cultura, c'è la storia e siamo sicuri che il popolo di Serino ci accoglierà nel migliore dei modi. Certo, sarà nostro, sarà cura nostra farci volere bene e sarà cura dei giocatori e del mister. Noi abbiamo puntato su un mister bravo che è di Serino proprio per poter far venire l'interesse, per far venire la gente allo stadio. Quindi per Gianni Toriello e la famiglia Virtus Serino anche come questione di appartenenza? Sì, diciamo che io comunque poi mi sento anche di Serino perché frequento tutti i giorni Serino, ci lavoro, ho tanti amici e quindi mi sento di Serino, quindi per me è stato più facile, ma anche l'altro mio socio, il presidente Petruzziello, ha accolto con grande piacere questo trasferirsi a Serino.